Buongiorno, oggi parliamo dei Monti Pisani, un viaggio lungo ben 450 milioni di anni. I Monti Pisani sono una piccola montagna posta fra Lucca e Pisa, che costituiscono dei rilievi non più alti di 1000 metri. È un rilievo isolato, ma che fa parte di una delle due più importanti catene di montagne italiane, che sono le Alpi e gli Appennini. In particolare i Monti Pisani fanno parte integrale dell'Appennino settentrionale. La storia dei Monti Pisani, quando è che inizia? Inizia 250 milioni di anni fa, con la formazione e la successiva frammentazione del supercontinente conosciuto come Pangea, il continente che costituiva tutta la Terra. È un supercontinente che si è formato alla fine dell'era paleozoica e il ravvicinarsi delle placche ha portato alla formazione di diverse catene di montagne. Come nella foto qui in basso a destra vediamo il residuo di una catena paleozoica che affiora in Sardegna. I resti di queste catene più antiche le troviamo in parte negli Appennini, appunto nei Monti Pisani, nelle Alpi Apuane e anche nelle Alpi. Ma come si fa a leggere, a decifrare la storia geologica dei Monti Pisani? I geologi lo fanno guardando le rocce. Le rocce sono l'archivio storico di tutte le informazioni che si sono susseguite nel tempo. Qui vediamo alcune rocce deformate a Punta delle Rocchette in Toscana, nella foto in alto. Nella foto in basso a sinistra vediamo delle rocce che sono arrivate alla fusione parziale in Sardegna. A destra delle rocce ricche in fossili, che indicano quindi una vita nel paleozoico, con articoli di crinoide, piccole conchiglie. Quindi, diciamo, le rocce vanno capite, vanno interpretate, vanno lette, vanno decifrate. Quindi il lavoro del geologo è quello di studiare un'altra lingua, come l'egittologo che studia i geroglifici per capire cosa hanno scritto sui papiri gli egiziani. Così il geologo va a capire, a decifrare tutti gli indizi presenti nelle rocce. Quindi studiando da tanti punti di vista le rocce otteniamo informazioni sul passato, sulla storia passata. E quindi quando noi andiamo a osservare la successione delle rocce che costituiscono i Monti Pisani, vediamo delle rocce che vanno dal Paleozoico. Se vediamo questa colonnina molto schematica sulla destra, abbiamo delle rocce riportate in rosso che sono il basamento più antico, quello paleozoico, la vecchia catena che si è formata, diciamo, quando si è formata la Pangea. Poi abbiamo un ambiente di tipo continentale che poi evolve verso l'alto, verso un ambiente marino. Quindi quando noi andiamo a studiare le rocce dei Monti Pisani dal basso verso l'alto, facciamo un percorso nel tempo dove la parte più bassa indica ambienti continentali, la parte più alta invece è un'invasione, un'ingressione del mare che da un mare basso è diventato un mare sempre più profondo. Quindi studiare le rocce significa, nella loro successione nella quale si sono deposte, significa studiare anche un'evoluzione nel tempo, ma anche nello spazio, perché noi studiamo un ambiente come questo, che è una ricostruzione schematica di quello che era il Monte Pisano e la zona circostante il Monte Pisano circa 250 milioni di anni fa. Vediamo anche un ambiente che varia lateralmente, si passa da una catena di montagne sulla sinistra, quella rappresentata con i colori in grigio scuro, fino sulla destra, diciamo, una parte proprio di mare basso e di mare che si approfondisce. Quindi studiando le rocce dei Monti Pisani noi ci muoviamo nello spazio, lateralmente, dal continente al mare, e nel tempo, dai sedimenti più vecchi in basso a quelli più recenti in alto. Quindi la ricostruzione che si fa, diciamo, quando avevamo la Pangea, era una catena orogenica, come le Alpi e l'Appennino di ora, che si è formata circa 300 milioni di anni fa, che poi è iniziato a essere, diciamo, sollevata, erosa, e alimentava dei fiumi che scorrevano in una piana alluvionale. Questi fiumi avevano ovviamente una portata molto forte vicino alle montagne, poi piano piano perdevano energia e formavano dei tratti a meandri, come quelli che vediamo oggi anche nella piana dell'Arno, verso Pisa. E poi questo fiume sfociava verso il mare, un mare basso, tramite un delta. Ecco, l'ambiente era questo, l'ambiente che hanno ricostruito i geologi, in particolare Don Giorgio Erraudi, i geologi dell'Università di Pisa, che hanno studiato per moltissimi anni la storia dei Monti Pisani, sono riusciti a ricostruire
ambiente, un paleoambiente, un ambiente antico di questo tipo, proprio leggendo le rocce una per una. Quindi in questa foto che è stata presa sui tornanti sopra Abuti, la strada che va verso il Monte Serra, vediamo sulla sinistra delle rocce chiare, che sono proprio le rocce più antiche, sono gli scisti più antichi, quelli che hanno 450 milioni di anni. E questi sono i resti, diciamo, di questa vecchia catena paleozoica erosa e spianata e che è conosciuta come catena varisica o catena ercinica. Al di sopra di questi scisti troviamo invece dei sedimenti scuri dove localmente abbiamo delle parti nerastre che contengono carbone e questi sono gli scisti di San Lorenzo che affiorano tipicamente a San Lorenzo a Vaccoli, proprio pochi chilometri da Lucca. In questi scisti è stata trovata un'abbondante fauna e flora. Più che altro abbiamo delle tracce di un'antica foresta tropicale, cioè qui delle piante che morivano e cascavano, diciamo, in questi sedimenti molli, non consolidati, lasciavano un'impronta delle foglie, dei fusti, che quando il sedimento poi è diventato roccia e si è consolidato, ha conservato queste tracce. Poi noi oggi andiamo, possiamo prendere queste rocce, spaccarle col martello, le apriamo e molto spesso troviamo le tracce di questi fossili della foresta carbonifera. Quindi sui Monti Pisani al carbonifero, oltre a depositarsi ovviamente il carbone, c'erano anche delle foreste tropicali abbondantissime, circa 300 milioni di anni fa. E qui abbiamo per esempio degli equiseti, delle impronte di queste piante rappresentate, diciamo, conservate anche in maniera eccezionale. Il colore rosso è dovuto poi a ossidi di ferro che hanno colorato, diciamo, in parte la roccia. E queste erano testimonianza, diciamo, di depressioni palustri, quindi delle paludi, vicino a queste montagne paleozoiche che si stavano, diciamo, smantellando, erano già in gran parte smantellate e distrutte. Abbiamo anche nella zona di San Lorenzo dei resti di felci arborescenti. Noi siamo abituati oggi a delle felci molto basse. Le felci del carbonifero hanno dei veri e propri alberi, come quelli che troviamo ora in Nuova Zelanda o nelle foreste tropicali attuali, quindi alberi molto alti. E anche in questo caso, diciamo, il sedimento fine che costituiva i sedimenti del carbonifero hanno permesso di conservare le tracce delle foglie, con dei dettagli anche molto molto belli, come si vede nelle foto qui in basso di questi frammenti raccolti da Ton Giorgi proprio nella zona di San Lorenzo. Abbiamo addirittura anche dei licopodi, che sono delle piante che al tempo, appunto, lepidodendri e sigillarie, che ora sono delle piante, diciamo, basse, a quei tempi nel carbonifero raggiungevano oltre i 40 metri di altezza con un fusto alla base con un diametro di 12 metri. Qui vediamo una parte, diciamo, delle impronte del tronco conservate in questi sedimenti. Dopo il carbonifero, diciamo, la situazione diventa un pochino più articolata, più movimentata, perché questa Pangea comincia a frammentarsi, a rompersi, si ha un'estensione continentale, cioè i continenti che prima si sono raggruppati a formare la Pangea ora si allontanano e si staccano uno dall'altro. Questa frammentazione avviene con una formazione di strutture tettoniche che sono le faglie dirette. Queste faglie dirette portano a degli abbassamenti della crosta dove si depositano dei sedimenti che crollano anche dalle pareti e diciamo, dove scorrono poi anche i fiumi. Qui nella foto a sinistra vediamo la Rocca della Verruca, che è fatta da dei vecchi conglomerati che sono i sedimenti, diciamo, più antichi al di sopra della catena paleozoica e dei depositi del carbonifero, che sono costituiti da conglomerati, conosciuti, diciamo, nella zona del Monte Pisano perché sono stati usati per molti decenni per costruire le macine da mulino e frantoi. Nella foto a destra vediamo un particolare, col martello da geologo, vedete dei blocchi, dei clasti più chiari, più scuri, sono blocchi di quarzo, blocchi di rocce più antiche, che venivano accumulati in un fiume con una grande energia. Ecco, qui abbiamo ancora delle foto di queste rocce che si chiamano anageniti,
sono appunto molto ricche in quarzo. Qui abbiamo lo spuntone verso Buti sulla destra, a sinistra un tipico affioramento, cioè le rocce come si presentano ora, e poi in basso diciamo, una foto del fiume Serchio, dove diciamo, quando il Serchio ha una grande energia, non è così diciamo, tranquillo come ora, deposita in queste bande, in queste strisce dei conglomerati, quindi delle rocce, dei sedimenti che poi sono molto simili a quelli che vediamo nel passato, che costituivano i Monti Pisani. In basso a sinistra vediamo una piccola costruzione dove le montagne Ercinica e Marrone sono smantellate da questi fiumi che, dove hanno maggiore portata, depositano anche dei clasti più grandi per arrivare poi a una pianura alluvionale. Quindi queste rocce sono indicative di un ambiente di deposizione di un fiume con portate di tipo variabile, un fiume del Trias però di 250 milioni di anni fa. Quindi queste rocce sono depositate tra la vecchia catena paleozoica sulla sinistra e il futuro mare sulla destra. A un certo punto queste spaccature continentali, questi rift, vanno ancora più avanti, i continenti si allontanano e allora il mare entra nel continente, come avviene ora nell'Africa orientale. Vedete questa freccia sulla destra indica che il mare sta invadendo la parte di continente, di terraferma. E quindi l'evoluzione di un rift è nella formazione di un oceano, quello che diventerà poi diciamo, il Mar Rosso, o quello che è diventato l'Atlantico, l'Oceano Atlantico, molti, molti anni fa. Quando succede questo si parla di una trasgressione, cioè il mare che invade la terraferma. E questo diciamo, lo troviamo registrato in tutto l'Appennino settentrionale e anche nei Monti Pisani. Infatti negli strati superiori, che poi sono diventati delle quarziti, troviamo queste strutture che sono delle piccole ondulazioni che si chiamano ripple e sono dovute alla corrente marina, diciamo, come quelle che ora vediamo sulle spiagge. Se andiamo a Tirrenia e a Calambrone possiamo vedere che appunto sulla spiaggia ci sono, nel mare basso ci sono questi ripple che vengono formati dalle onde. Quando arrivano nuovi sedimenti seppelliscono questi ripple e poi quando il sedimento si indurisce e diventa roccia li conserva per molti milioni di anni, per centinaia di milioni di anni. Però è importante perché questi primi sedimenti sono i primi sedimenti marini, quindi sta arrivando il mare. Quindi la terraferma si sta abbassando e il mare fa un'ingressione sulla terraferma. Addirittura in certe zone, come il monte Terminetto, vicino Agnano, ci sono delle superfici di strato dove i geologi hanno trovato delle impronte di stelle marine. Vedete, qui ci sono delle impronte stellate, sono delle stelle marine gettate, diciamo, nella laguna da delle forti mareggiate. E questi fossili, proprio di Agnano, sono stati datati a 222 milioni di anni. Quindi questa era una forte mareggiata di 222 milioni di anni che ha lasciato una traccia importante in questi sedimenti e che è stata raccolta, ritrovata dai geologi. E quindi a questo punto siamo nella parte di mare basso, in una laguna protetta dove il mare, diciamo, arrivava e arrivavano anche le mareggiate che portavano appunto a fenomeni come quello visto prima. In certe zone si vedono addirittura delle impronte di cristalli di gesso. Come vedete qui ci sono delle impronte radiali e queste sono state interpretate come una crescita di cristalli di gesso che cresceva in maniera radiale verso l'esterno, e questo vuol dire che questo sedimento era sottoposto a una forte evaporazione. Cioè il mare evaporava rapidamente e venivano depositati gesso sotto forma di grandi cristalli che hanno lasciato queste impronte nel sedimento morbido e poi preservato nelle rocce e trovato dai geologi, da Marco Tongiorgi in particolare, negli anni 70. Addirittura nella parte alta, nelle sabbie che poi sono diventate delle quarziti come quelle che ci sono a Guamo per esempio, abbiamo delle impronte di antiche piogge tropicali. Sulla destra abbiamo delle impronte di gocce d'acqua, di pioggia, nel fango attuale. Sulla sinistra abbiamo invece una pioggia fossile di 200 milioni di anni fa. Una pioggia intensa dove le gocce hanno lasciato la loro impronta, e anche in questo caso poi il seppellimento successivo ha permesso di conservare queste impronte, di questa burrasca, diciamo, così antica.
che si è formata ovviamente quando il sedimento non era consolidato, era un fango molle, prima di diventare roccia. E addirittura poi troviamo anche nelle zone di spiaggia fra il mare, diciamo, e la terra emersa anche delle impronte di conchiglie. Qui abbiamo sempre nelle rocce quarzitiche vicino Agnano queste piccole impronte, sono dei piccoli lamellibranchi come quelle che vediamo oggi trasportati sulle spiagge dalle mareggiate. Sono le stesse cose, sono gli stessi, diciamo, gli stessi fossili, ovviamente un pochino più vecchi, però il meccanismo è esattamente quello e l'ambiente è quello di una spiaggia, quindi una transizione da continente a mare. Ma non solo, diciamo, in questi sedimenti, diciamo, molli, insomma, ricchi di acqua, impregnati di acqua, abbiamo anche dei reperti molto importanti. In questa lastrina, ritrovata sempre da Ton Giorgi e Rau, se vedete abbiamo una traccia lineare e poi delle piccole zampettate, delle piccole zampettine come quelle di una lucertola. Questi sono dei piccoli rettili, i più antichi rettili del Trias, sono delle piccole lucertole che camminando su questi sedimenti lasciavano le impronte delle mani e dei piedi e la traccia dritta e l'impronta della coda. Quindi sono dei reperti assolutamente fantastici, perché trovare ora una roccia, le impronte, le zampettine di una piccola lucertola è veramente qualcosa di eccezionale. Addirittura c'è un fossile che è chiamato Tecodonticus della Verruca, proprio tipico dei Monti Pisani, quindi un rettile, diciamo, proprio che è stato riconosciuto esclusivamente sui Monti Pisani, dove vediamo anche le scaglie, tracce delle scaglie della pelle. Quindi se il sedimento è molto fine, permette di lasciare dei dettagli molto fini della struttura, diciamo, anche della pelle, degli artigli eventualmente di questi rettili. E qui siamo nelle quarziti, sempre nei dintorni del paese di Agnano, sul versante sud appunto del Monte Pisano. Questi reperti sono conservati al Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. Questa è la ricostruzione di questa piccola lucertola che è il Tecodonticus della Verruca. Quindi queste sono le sue impronte e questa è la ricostruzione fatta sulla base anche di reperti più completi ritrovati in altre aree del mondo, come per esempio in Sudafrica. Quindi permettono di costruire anche un po' tutta la forma di questi rettili, non solo, diciamo, le zampette. Abbiamo anche, per esempio, delle tracce di più grandi, vedete questa è la scala in centimetri, questa è un'impronta più grande, e si vedono tra l'altro, dove finiscono le dita, le tracce degli artigli, quindi questo era un carnivoro. Quindi abbiamo un rettile di tipo carnivoro che camminava, diciamo, su questi sedimenti tra il mare e la terraferma, lasciando le sue impronte. E questa è stato chiamato Grallator toscanus e corrisponde all'Herrerasauro, diciamo, riconosciuto anche in Argentina e in altre zone. Questa è la ricostruzione di questo rettile che non camminava più solo a quattro zampe, ma si appoggiava di più sulle zampe posteriori, aveva le zampe anteriori molto più piccole, quindi aveva delle impronte anche molto, era più grande di una lucertola, cominciava, diciamo, ad avere delle dimensioni maggiori. E questa è la ricostruzione che trovate nel Museo di Storia Naturale di Calci, appunto dove c'è una parte del museo che è dedicata alla storia geologica e paleontologica dei Monti Pisani, che è stata curata dal professor Ton Giorgi. Quando, diciamo, il mare continua a avanzare, i sedimenti cambiano, non abbiamo più sedimenti di tipo terrigeno, cioè le sabbie che diventano quarziti, ma abbiamo dei depositi di tipo carbonatico, quindi i cosiddetti, diciamo, grezzoni, quindi sono rocce fatte da misto fra calcite e magnesio, si chiamano grezzoni perché i cavatori sulle Apuane non riuscivano a lucidarli molto bene per la presenza di magnesio, quindi rimanevano grezzi alla lucidatura, che sono molto abbondanti anche sulle Alpi Apuane. E questi qui sono i primi sedimenti di un ambiente marino profondo, però ancora un po' ristretto, con poco ossigeno, quindi ci sono sedimenti anche scuri, e ancora influenzato dagli apporti terrigeni, quindi da questi materiali che portavano i fiumi verso il mare. E andando poi più avanti troviamo delle piattaforme carbonatiche vere e proprie. Queste piattaforme carbonatiche sono anche ricche in fossili, vediamo qui dei resti di ammoniti come questo, trovato sui monti sopra San Giuliano, oppure delle tracce
di strutture algali, dove c'è il copriobiettivo della macchina fotografica, sono degli allineamenti di strutture algali chiamate oncoliti, sempre nei marmi di San Giuliano. Queste piattaforme carbonatiche corrispondono alle piattaforme attuali tipo Bahamas, alle scogliere coralline. Quindi sono ambienti di mare basso, mare caldo, dove si deposita molto carbonato di calcio, che dà questi importanti spessori di sedimenti carbonatici che diventeranno poi, diciamo, dei calcari o dei marmi quando trasformati dal metamorfismo e della pressione durante la costruzione poi della catena appenninica. Però come indicatore ambientale è importante perché da un ambiente terrigeno continentale siamo passati a un ambiente marino franco, pur di mare basso, però di ambiente di acque calde. E quindi è come se ci fossimo spostati dal Rift, dal canale di Suez, diciamo dal Mar Rosso, eccetera, cioè fino al Mar Rosso, quindi un mare completamente aperto, un mare che si sta aprendo. Quindi questi due rami, che sono l'attuale, diciamo, di una fase di separazione di continenti, sono ancora dei rami di rift continentale. Il Mar Rosso invece è proprio un mare, anche dal punto di vista geologico, come crosta oceanica, che si sta formando ora. Quindi quello che abbiamo visto lo vediamo ora nel Mar Rosso. E quindi siamo passati dalla vecchia catena paleozoica sulla sinistra, alla pianura alluvionale, all'ambiente di delta, all'ambiente marino, quindi sedimenti di mare basso, che poi si va a approfondire, perché diciamo, l'estensione, l'allontanamento di questi frammenti, di queste diciamo, placche che costituiscono la Pangea, subisce un allontanamento progressivo, un'estensione, e quindi queste piattaforme carbonatiche tipo Bahamas, che vediamo rappresentate nella figura come un figurato a mattoncini, vengono spezzate da delle faglie dirette, che sono queste qui rosse, e questi blocchi vengono portati verso il basso, quindi si approfondisce il bacino, si approfondisce il mare e cambiano i tipi di rocce. Quindi se andiamo dalla sinistra sulla destra vediamo delle rocce di mare sempre più profondo. Questo qui è un marmo con oliti. Diciamo, viene da Santa Maria del Giudice, quindi un mare basso, una piattaforma tipo Bahamas. Poi abbiamo del calcare rosso ammonitico, anche famoso perché è una pietra ornamentale molto usata anche qui nell'Appennino settentrionale, oltre che nelle Alpi. E questi indicano diciamo, dei blocchi ribassati, diciamo, dove il mare si sta approfondendo. Abbiamo sedimentazione e erosione allo stesso tempo. E si chiama rosso ammonitico perché contengono dei grossi cefalopodi, che sono le ammoniti, che sono molto abbondanti in questi sedimenti di colore rosso. La foto è presa in una cava, diciamo, non sui Monti Pisani perché ce n'è poco, ma a Corfino. E poi abbiamo, man mano che il mare, andando sulla destra, si approfondisce sempre di più, abbiamo dei sedimenti di mare sempre più profondo, con il calcare selcifero, e poi dei sedimenti solo silicei, al di sotto della linea di compensazione carbonati. Cioè i carbonati in profondità nel mare vengono sciolti e si depositano solo dei sedimenti silicei, che sono quelli rossi, conosciuti come radiolariti. Quindi questo golfo proto-oceanico si allarga sempre di più e il mare diventa sempre più profondo. Che cosa succede? La storia viene interrotta a un certo punto. Mentre nell'Atlantico, diciamo, l'estensione è andata ancora avanti, ha originato un mare largo centinaia di chilometri, questo mare che separava, diciamo, l'Adria dalla Sardegna, che diciamo, faceva parte dell'oceano Ligure Piemontese, a un certo punto è stato richiuso. Il moto delle placche, che ha portato a una divergenza, ha cambiato direzione, ha portato a una convergenza. Quindi il mare che si è andato ad aprire è stato richiuso, e allora i sedimenti e le rocce formate sul fondo oceanico vengono trasportate sul continente, al di sopra delle rocce che costituiscono ora i Monti Pisani. E quindi abbiamo un raccorciamento dove appunto le rocce più alte sono quelle del vecchio oceano Ligure-Piemontese e quelle più basse sono quelle dei Monti Pisani e delle Alpi Apuane, che sono rimaste, diciamo, seppellite sopra un'importante coltre di falde di diverse decine di chilometri di spessore. Ecco, in questo block diagram vediamo appunto le Alpi Apuane, che sono la parte più profonda dell'Appennino, che prosegue poi verso sud-est con i nostri Monti Pisani. Il tutto è ricoperto da queste rocce indicate con il marrone, che sono la falda toscana, sono
rocce molto simili a quelle dei Monti Pisani, ma rappresentano, diciamo, una parte più profonda del mare, un'evoluzione un po' più completa, mentre con il verde abbiamo tutte le rocce che derivano dal vecchio oceano, dalla crosta oceanica. E ora sono tutte impilate una sopra l'altra. E questo ovviamente ha portato anche a dei grossi cambiamenti, perché le nostre rocce depositate tutte orizzontali e tranquille sono state sottoposte a degli sforzi orizzontali, paralleli agli strati, che li hanno deformati. In particolare, se giriamo sui Monti Pisani, possiamo vedere degli strati anche di quarziti che sono vistosamente ondulati. Sono stati piegati perché le forze compressive, ovviamente a temperature di 300-400 gradi, sono riuscite a piegare tutti gli strati a fisarmonica. Quindi più comprimo e più piego questi strati. E queste deformazioni sono visibili a tutte le scale, dall'affioramento, come si vede nella foto qui a sinistra, con il copriobiettivo che è circa 5 cm, vediamo queste ondulazioni, e poi anche addirittura alla scala plurichilometrica. Qui abbiamo una ispezione di carta geologica fatta da Robert and George nel 74. Se noi facciamo uno spaccato verticale lungo le linee gialle, come se affettassimo la montagna con un coltello, otteniamo una sezione che è quella che si vede sotto. Se seguiamo lo strato marrone, che è una delle tante rocce, diciamo, piegate, sono dei conglomerati, se li seguite disegnano proprio, la linea azzurra disegna un intenso piegamento. Quindi prima quella linea azzurra era perfettamente orizzontale, ora si trova tutta piegata a fisarmonica. E questo è dovuto alla compressione tra l'Adria e la Corsica, avvenuta a temperature comunque sufficienti a piegare delle rocce resistenti come le quarziti. Perché a temperatura ambiente non ci si fa, come voler piegare, diciamo, questo metallo. Per piegarlo devo scaldare. Lo stesso le rocce. E il riscaldamento l'ha dato proprio la sovrapposizione di queste grosse falde tettoniche, che con il loro carico hanno dato una pressione sufficiente, un riscaldamento a permettere la deformazione plastica di queste successioni, che complicano un po' la vita ai geologi, perché ovviamente non le troviamo in punti ben precisi, ma bisogna capire come sono sviluppate queste pieghe per andare a cercare i livelli. E quindi le rocce subiscono anche, oltre a questa deformazione, anche un cambiamento fisico e chimico. Per esempio qui abbiamo delle foto di calcari. Questo è un calcare di Vecchiano, vicino alla palestra di roccia, famosa, molto, molto utilizzata. E poi abbiamo anche dei marmi, che sono i marmi di San Giuliano. I marmi sono le stesse rocce, i calcari, trasformati per metamorfismo. Cioè con l'aumento della temperatura, i piccoli cristalli di calcite del calcare cristallizzano e fanno cristalli più grossi e formano il marmo, con la tipica struttura da saccaroide come quella del marmo di Carrara, che sembrano tanti cristalli di zucchero che riflettono alla luce. Quindi è un cambiamento di struttura e le rocce subiscono anche dei cambiamenti di tessitura, di composizione. Quindi per esempio se prendo questa roccia e la guardo al microscopio, quindi la taglio a fettine sottili con una sega diamantata, posso fare degli spessori di 20 micron in cui la roccia la posso osservare al microscopio perché diventa trasparente. Viene incollata su dei vetrini e al microscopio mi permette di vedere, questo è un ingrandimento circa 30-40 volte rispetto al normale, vedo questi oggetti grigi che sono dei piccoli cristalli di quarzo che fanno parte del sedimento originario, e poi tutti i minerali colorati in giallo, verde e blu sono dei minerali di neoformazione, sono cresciuti grazie all'aumento di temperatura, e questi minerali sono allineati su dei piani di fissilità perché durante la deformazione la roccia diventa anisotropa e i nuovi minerali si vanno a formare, a allineare su questi nuovi piani. Quindi la vita del geologo è più complicata, perché non è semplicemente una roccia indeformata che mi rappresenta la storia vecchia, ma subisce delle trasformazioni, e quindi è ancora più difficile andare a trovare gli elementi, a trovare i fossili, a trovare le tracce della vita, perché a volte viene proprio cancellata. La fortuna di questi sedimenti è che sono molto resistenti, hanno molto quarzo, e quindi ci sono delle parti che sopravvivono alla deformazione. In altre zone dell'Appennino temperature e pressioni simili hanno cancellato completamente ogni traccia del sedimento originario, o come avviene anche in Sardegna, quando la roccia arriva a una fusione parziale a 600-700 gradi, ovviamente
si ristruttura completamente e perde ogni traccia. Però, diciamo, andando a leggere tutte queste informazioni, diciamo, comprendendo completamente il geroglifico, diciamo, delle rocce, si possono ottenere col tempo tante informazioni. Diciamo, io ho concluso, vi segnalo soltanto che è in stampa a cura della Società Geologica Italiana una guida geologica della Toscana che comprende un itinerario, itinerario 2, che è stato curato da me, il collega Ellero, Montomoli e Turrini, e quindi sarà stampato entro la fine dell'anno, è disponibile, diciamo, per il pubblico. E per finire vi segnalo anche che sul sito dell'ISPRA, Istituto Superiore della Protezione Ambientale, è online la nuova carta geologica dei Monti Pisani, appunto ho coordinato insieme a un collega di Pisa alcuni anni fa, dove è possibile vedere dove sono tutte le rocce con la leggenda, come sono caratterizzate, quindi la carta, diciamo, più moderna finora realizzata, dove si possono ottenere molte più informazioni rispetto a quelle che vi ho dato. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione.